Non è che perché abbiamo vinto la partita l'episodio deve passare in cavalleria, eh? Non è che perché l'abbiamo vinta l'episodio deve passare in cavalleria. Allora, ragazzi, io adesso vorrei sapere da voi, no? Perché qua non stiamo né matte né brieghe, ok? Se il difendente in area di rigore ha il braccio aderente al corpo o attaccato al corpo, e si gira di schiena e la palla finisce sul braccio, non è calcio di rigore, giusto? Giusto? Ma mi da dice a me, perché se succede il contrario, se succede che l'attaccante con il braccio attaccato al corpo, girato di schiena, la palla tocca qui, che poi non lo so neanche se tocca il braccio, ah, se non tocca proprio la schiena, ragazzi, perché lui c'è il braccio così. Che ne sappiamo se tocca qui o tocca qui sulla schiena, ragazzi? Perché il frame può anche ingannare, il frame può anche ingannare, la prospettiva può anche ingannare. Comunque, diciamo che l'ha toccata con il braccio. Ma la vita dice perché quel gol deve essere annullato? Perché con il calciatore già così, con il braccio attaccato al corpo, già quasi girato, la palla gli striscia qui. E il gol viene annullato. No, vabbè, ma i regolamenti fanno i regolamenti ogni settimana, caccia una novità. Ogni settimana c'è una novità. Ovviamente, sempre quando gioca la Juventus, è sempre con noi c'è la novità. C'è la novità. A noi vanno a controllare tutto. Come controllarono il gol annullato a Cristiano Ronaldo a Udine per un pillo di Fregne che ci hanno annullato due gol. Però la Juve roba, la Juve roba, la Juve roba, la Juve comanda il palazzo, la Juve comanda i media, i giornalisti. Domani, ovviamente, questo episodio è già passato in cavalleria, non se ne parlerà assolutamente. Curioso di vedere quando succederà un'altra volta, se succederà, come finirà e che cosa verrà fatto, verrà applicato. Niente, ragazzi, vinciamo 2-1 a Cagliari. Sinceramente, ragazzi, non per qualcosa, mi stavo addormentando, una partita veramente soporifica, brutta tecnicamente, brutta tatticamente, scarsa qualità in campo. Che schifo, ragazzi, mamma mia. Me li prendo sti 3 punti, ci mancherebbe altro, ma mi viene da dire solo che schifo. Io che quando vedevo le partite della Juventus ero il tifoso più elettrizzante, ridotto quasi ad addormentarmi sulla sedia, per farvi capire, ragazzi, per farvi capire come cazzo siamo combinati, come cazzo siamo combinati. Dico anche qualche altra cosa, ragazzi, Vlahovic mi fa pena, ragazzi, quel ragazzo mi fa pena. Vedere quel ragazzo così demoralizzato, così compassato, così, mi fa pena, ragazzi, mi fa pena. Io fossi in Vlahovic a giugno chiederei la cessione perché in questa squadra, con questo allenatore che io l'ho detto, Allegri e Vlahovic ce lo brucerà e ce lo sta bruciando alla grande, nonostante ciò stasera abbia segnato, ma sei, ragazzi, sei, perché ha segnato, altrimenti avrebbe preso l'insufficienza Vlahovic, ma non per colpa sua. Purtroppo il non gioco della Juventus non lo valorizza, non lo valorizza. Io se fossi lui chiederei la cessione perché con Allegri puoi solo che andare a peggiorare, non puoi andare mai a migliorare, perché Allegri non ha migliorato un cazzo di nessuno. Trovatemi un calciatore che Allegri ha rivitalizzato, ha migliorato, non ce ne sono, ragazzi. Lui è il normalizzatore per eccellenza, il normalizzatore per eccellenza. Ringraziamo quel rimpallo favorevole su Vlahovic, che ci permette di vincere questa partita. È una partita bruttissima, ragazzi. Io veramente, ripeto, me ne stavo andando al sonno. 3 punti, va bene così, ragazzi. Ci riportiamo a più 8 sulla Roma, in attesa che la Roma domani giochi in casa e, salvo clamorosi colpi di scena, non penso che ci siano problemi con la Salernitana, quindi dovrebbero essere 3 punti facili. Quindi vittoria di questa sera molto molto importante, 3 punti pesanti, ragazzi. Su un campo non facile, perché il campo di Cagliari è un campo non facile, e anche il Milan qui ha vinto per il rotto della cuffia, il Napoli ci ha pareggiato e non vorrei dire una cazzata, l'Inter dovrebbe ancora giocare con il Cagliari, quindi sicuramente non è un campo facile.
Detto questo, ragazzi, 3 punti, va bene così, va bene così. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti. È sempre Forza Juve, però con noi sempre un regolamento a parte.